salve a tutti. Il gioco che vi mostrerò ma che cazzo? E tu chi diavolo sei? Esegui forza. Sono il tuo comandante e devi obbedirmi. Il mio comandante? Ma va a cagare. Non ti fare troppo il furbo, anche se puoi dirmi cosa fare, in questo gioco posso decidere io come meglio procedere. Benvenuti su Nuclear Dot. Un gioco dove il genere FPS è sapientemente miscelato con quello strategico in tempo reale. Questo video non fa parte di nessuna delle mie rubriche, ma questo titolo mi ha colpito talmente tanto che non ho potuto non recensirlo. Per cominciare, vediamo le classi disponibili giocando come soldato. Poi mostrerò un tutorial dettagliato su come giocare da comandante. In questo gioco, che è solo multiplayer online, l'obiettivo della partita è distruggere il bunker di comando avversario. Come nei più classici FPS, anche qui si fronteggiano due squadre. L'impero e il consorzio, distinte da armamenti e tattiche differenti. La trama, molto semplice, ambienta le partite in uno scenario post-apocalittico successivo ai bombardamenti atomici della Terza Guerra Mondiale. Purtroppo, nemmeno la paura delle armi atomiche nell'universo di questo gioco è riuscita a portare la pace fra gli uomini. La grafica non è malaccio, visto che il titolo non è vecchissimo e utilizza il motore di Half-Life 2. Il gioco è disponibile per Windows, Mac e Linux. Le unità di fanteria, come in molti altri titoli, anche qui sono divise in classi. Fra l'altro queste classi ricordano molto da vicino quelle di un altro titolo famosissimo, Team Fortress 2. La classe che vedremo per prima è quella degli assaltatori. L'assaltatore di base può essere armato o con un fucile mitragliatore o con uno shotgun. Fra le altre caratteristiche, tutti gli assaltatori possono vedere al buio e scovare gli avversari di classe invisibile con il loro visore ad infrarossi. C'è da dire che, rispetto allo scout di Team Fortress 2, questa classe è più equilibrata, come anche le altre di questo gioco. Con un assaltatore si può dare filo da torcere quasi ad ogni nemico. Una volta che il comandante sviluppa la tecnologia per le armi avanzate, gli assaltatori possono anche armarsi con un lanciagranate. Quest'arma è una delle mie preferite e il suo utilizzo è simile al demolitore di Team Fortress 2. Consente infatti di colpire sia le truppe sia le costruzioni, e questo la rende adattabile quindi ad un sacco di situazioni. Può infatti essere utilizzata per colpire i nemici da una postazione riparata, oppure anche per spianare la strada alla squadra, facendo fuori le torrette nemiche. Unico difetto è l'alta vulnerabilità negli scontri frontali, comunque in parte superabile grazie al fucile, che si è sempre come seconda arma. Gli assaltatori possono essere armati anche con un fucile di precisione, ma i cecchini li vedremo dopo con la classe invisibile. Le ultime parole famose. Ah. Per attivare il visore con gli assaltatori, o in generale le abilità speciali dei soldati, basta premere F. La classe EXO altro non è che il grosso di Team Fortress 2. Pesante, lento, punti vita elevati e letale da vicino. Rispetto al suo cugino più famoso, però premendo F, diventa una torretta vivente letale pure da lontano. Con la tecnologia per le armi avanzate, la classe EXO può essere armata con un lanciarazzi anziché con un minigun. Quest'arma rende l'EXO l'arma d'assedio per eccellenza. Inoltre un razzo ammazza un soldato medio con un colpo e danneggia pure quelli vicini. Questa classe ovviamente assomiglia al soldato di Team Fortress 2. Impero e Consorzio hanno versioni leggermente diverse di quest'arma. Una spara razzi, l'altra raggi esplosivi. Ricordo che, nel caso il comandante non abbia ancora sviluppato la tecnologia armi avanzate, lanciagranate e lanciarazzi possono essere usati dai soldati sbloccandoli coi loro punti esperienza. Il menu apribile premendo F4 consente di ottenere non solo queste armi, ma anche più punti vita e più punti danno. La classe invisibile è molto simile alla spia di Team Fortress 2. Premendo F infatti lo stealth potrà diventare invisibile ai nemici e, con le sue lame, ammazzerà in un colpo chiunque, colpendo alle spalle. Solo i visori degli scout possono vedere gli invisibili. L'invisibile può essere armato anche con un kit di sabotaggio, perfetto per far fuori le costruzioni nemiche, oppure, come già detto, con un fucile di precisione.
A ogni morte, il giocatore potrà scegliere non solo la classe, ma anche che punto effettuare la respawn da questa schermata. Vedremo poi col tutorial del comandante come viene gestito il respawn dei soldati in questo gioco. Il cecchino lo si può fare sia con la classe scout sia con quella stealth, beneficiando dei vantaggi di una o dell'altra. Il fucile di precisione ammazza chiunque con un colpo alla testa ed ammazza un exo con due. La classe supporto ha varie armi disponibili. Il lanciafiamme la fa assomigliare al tiro di Team Fortress 2 e gli consente di danneggiare le costruzioni, oltre che far fuori i nemici a corto raggio. Scordatevi il medico pace e amore di Team Fortress 2. Il medico in Nuclear Dome non si limita a curare gli alleati. In primo luogo il medico in questo gioco cura i compagni, lanciando a terra un medikit che cura tutte le persone nelle sue immediate vicinanze. E in secondo luogo qui il medico, anche da solo, è tutt'altro che inoffensivo. Oltre ad usare l'ipospray, per rendere più resistenti agli attacchi se stesso o gli alleati, in modo simile all'Uder carica di Team Fortress 2, ma più bilanciata. Può anche lanciare granate velenose che tolgono un botto e ha pure un fucile mitragliatore, in grado di fare il culo a chiunque, anche se un po' meno potente dello standard. In definitiva, rispetto al suo cugino, questo medico è molto più bilanciato ed autonomo. Nota. Può lanciare un solo medikit o granata a terra per volta. Se si lancia più di un oggetto a terra, e questo vale anche per gli altri membri della classe supporto, le munizioni precedenti spariscono nel nulla. Inoltre è bene tenere presente che l'ipospray rendesi più resistenti, ma impedisce di curarsi. L'ingegnere in questo gioco è molto diverso da quello di Team Fortress 2 perché il compito di costruire torrette e ogni altra costruzione è affidato al comandante. È comunque un membro molto importante per la squadra. È infatti munito di vari accessori, un saldatore per riparare le strutture alleate e distruggere quelle nemiche, casse di munizioni per rifornire gli alleati di tutto ciò che hanno bisogno in modo simile a come fa il medico per i punti vita, mine e soprattutto granate ad impulsi elettromagnetici. Queste ultime sono armi tattiche molto importanti. Non causano infatti danno, ma stordiscono i nemici nelle vicinanze e soprattutto disattivano per un po' tutte le costruzioni che colpiscono. Quindi sì, se colpite una torretta questa non potrà sparare, ma se colpite un traliccio, e dopo col comandante vedremo cosa sono, un'intera area potrebbe essere messa in blackout. Ora vedremo l'altra faccia del gioco, quella strategica in tempo reale. Per diventare comandante dovrete fare domanda dalla schermata di scelta della classe, raggiungibile quando morite, a inizio partita, oppure andando in un cancello di trasporto, nome che in questo gioco hanno i punti di respawn. Diventare comandante ovviamente è una grande responsabilità, da voi dipende il destino della battaglia. Per questo motivo, nella stragrande maggioranza dei server, le persone di livello basso, tipo inferiore a 10, è praticamente impossibile che vengano elette comandante. Comunque tranquilli, se volete provare anche voi questa ebbrezza, vi basterà seguire questi semplici consigli. Oltre a raggiungere il livello più alto possibile, giocando e seguendo questo video tutorial, fate anche il tutorial nel gioco. Se il gioco rivela che voi avrete fatto quel tutorial, vi eleggerà più facilmente. Inoltre, non cercate di candidarvi subito nei server dove stanno i campioni di livello 80. Prima provate qualche partita in single player, poi qualcuna in multiplayer nei server coi bot, e dove spesso si aggiunge qualche umano, e poi, quando sarete bravini, iniziate a competere. Se c'è una cosa odiata dai giocatori di questo gioco, sono i comandanti nati, bimbi minchia o che vanno a FK, senza chiedere di farsi sostituire. Una cosa bella di questo gioco, almeno per me, è che i giocatori non sono tanti, ma sono molto maturi. Se voi sarete comandanti nessuno farà in game il cazzo che vorrà senza cercare di seguire i vostri ordini. Come in ogni strategico, anche in questo gioco ci sono le risorse. Queste si ottengono col tempo e sono fornite dai punti di controllo sparsi per la mappa, che vanno conquistati e tenuti dai soldati. I punti di controllo sono di tre tipi.
terziari, secondari e uno solo primario localizzato al centro dell'arena è difficile da difendere, oltre che da conquistare visto che ci vogliono almeno due soldati. Questo arricchisce anche il gameplay. Infatti, oltre all'obiettivo primario, che è distruggere i bunker di comando avversario, ci sono anche questi punti di controllo, che sono un altro elemento tipico di ogni FPS, e qui perfettamente miscelato con l'anima strategica del gioco. La seconda risorsa importante è l'elettricità, che è fornita dalle centrali elettriche ed è trasportata dai tralicci o dai ripetitori wireless. Senza elettricità nessuna struttura può funzionare. I ripetitori wireless costano di più e hanno meno raggio dei tralicci, ma possono trasmettere l'energia senza l'ausilio di cavi e quindi anche attraverso gli ostacoli. Il consorzio utilizza i ripetitori wireless, l'impero i tralicci. Selezionando le truppe è anche possibile impartire gli ordini. Gli ordini possibili sono tre. Attacca, difendi e conquista una determinata risorsa. I bot ovviamente obbediranno in automatico a tutti gli ordini del comandante, mentre ai giocatori è lasciato il libero arbitrio. Inutile dire che un bravo comandante e una squadra matura sono indispensabili per vincere. In ogni caso, per stimolare il gioco di squadra, un giocatore che esegue un ordine riceve un bonus di esperienza dalle azioni che esegue per completarlo, così come il comandante che aiuta bene la squadra. Selezionando un singolo soldato, il comandante può vedere il terreno di battaglia anche con la sua visuale in prima persona. Esistono anche dei tasti a scelta rapida che il comandante può utilizzare per facilitarsi la vita. Ad esempio premendo i tasti numerici da 5 a 9 il comandante può selezionare una delle 4 sottosquadre a cui possono liberamente aderire le sue truppe quando fanno il respawn. Il tasto 0 invece seleziona tutti i soldati sulla mappa. I tasti numerici da 1 a 4 sono invece liberamente impostabili dal comandante. Ad esempio per assegnare a un gruppo preciso di truppe o a una costruzione il tasto 1 è sufficiente fare la selezione e poi premere CTRL ed il numero 1 insieme. Lo stesso vale anche per i restanti numeri da 2 a 4. L'assembler è la costruzione che consente di costruire tutto in nuclear DAO. Se ne ha sempre uno a inizio partita, sufficiente per fare tutto, ma è anche possibile costruirne altri dal bunker di comando. Ogni costruzione in questo gioco viene prima fabbricata dall'assembler e poi scompattata ove il comandante lo richiede. I tempi di fabbricazione e scompattazione sono visibili come barre a tempo mentre la costruzione viene assemblata in loco. Le truppe che stazionano dentro un cantiere vengono fatte fuori mentre la costruzione si scompatta, quindi fate occhio. È bene avere l'assembler sempre assegnato ad un tasto numerico a scelta rapida. Ogni costruzione necessita di risorse e dell'adeguato spazio per essere costruita, oltre all'energia elettrica. Il buon comandante sa piazzare ogni singola costruzione in maniera sapiente, coprendo tutto ciò che non ha difese, come tralicci e centrali elettriche, piazzando un numero adeguato di portali di trasporto per non far viaggiare troppo le truppe, e coprendole adeguatamente piazzando nei punti giusti le torrette e dispenser, che riforniscono i soldati di salute e munizioni. Nota. Le centrali non piazzatele solo nella vostra base, come ho fatto io la mia prima volta da comandante, ma mettetele anche in mezzo al campo di battaglia, in zone riparate. Ricordo ancora i cristi che lanciavano i miei compagni di squadra quella volta quando la linea elettrica veniva puntualmente fatta fuori. Il bunker di comando è un'altra struttura a cui va assegnato un tasto a scelta rapida. Fra le altre cose consente di sviluppare la tecnologia per costruire l'armeria e quella per allungare il raggio dei tralicci. L'armeria consente ai soldati di cambiare armi senza morire e permette di sviluppare le altre tecnologie del gioco. La tecnologia per le armi avanzate citata prima si sviluppa da questo edificio, ma anche le torrette avanzate, la possibilità per il bunker di comando di bombardare il campo di battaglia e di potenziamenti per i soldati in generale. Il bunker di comando, una volta sviluppata l'apposita tecnologia, può, spendendo risorse, bombardare o avvelenare un'area, ma anche curare i soldati alleati che ci stazionano all'interno. Le torrette sono di tre tipi.
quella con mitragliatrice è subito disponibile, mentre quella lanciamissili, quella sonica e la lanciafiamme richiedono la tecnologia citata prima. La sonica e la lanciafiamme sono a corto raggio ed ognuna di esse è assegnata ad una fazione differente. Altre costruzioni ancora non citate sono i muri, che consentono di ostacolare l'avanzata di un nemico o coprire gli alleati, il radar per vedere i nemici a distanza e l'artiglieria per bombardare aree a lunga distanza. L'artiglieria può essere anche richiamata dai soldati, premendo il tasto Q, di solito usato per dare ordini agli altri o chiedere aiuto, e quindi scegliendo l'apposita opzione. Ovviamente il comandante deve permetterglielo dal menu del singolo cannone. Ogni costruzione può essere riparata dal comandante spendendo risorse, ma tenete conto che un ingegnere è molto più efficiente ed è gratis. È anche possibile, mi ero dimenticato di dirlo, decidere con un'opzione qual è il punto di respawn di default. Ogni soldato che non lo sceglie esplicitamente rinascerà così nel punto scelto dal comandante. Voi vi chiederete allora, perché questa figata di gioco non la conosce nessuno? Beh, secondo me i motivi sono molteplici. Innanzitutto il gioco, come potete immaginare, ha un gameplay complesso e che richiede molta cooperazione, quindi non adatto al bimbo minchia medio che cerca un FPS. Ma non è solo questo, ed è qui che davvero mi incazzo. Questo gioco infatti è uscito in contemporanea ad un altro grosso titolo molto più famoso che lo ha offuscato e che ho dovuto, con mio dispiacere per cause non mie, sorbirmi. Battlefield 3. Grandissimo gioco di merda a mio parere, che costava un botto e in cui, se compravi la versione gold di 30 euro più cara, vincevi sempre perché avevi armi migliori. In pratica un pay to win, però a pagamento. Una vergogna. Stessa vergogna che quest'anno è stata riproposta da Rockstar Games con GTA V. Tu compri il gioco a 60 euro e poi devi anche pagare per avere i dollari in game. Dollari che perdi fra l'altro a ritmo velocissimo anche solo morendo. C'è solo una parola per descrivere queste persone. Ladri. Ladri a cui Zeb89 continua a leccare il culo dandogli attenzione e non affondando il coltello nella piaga, come ha fatto con altri titoli a confronto ben migliori. La parte in cui poi ne elogia la grafica è qualcosa di inascoltabile. Oltre a ciò, c'è da dire poi che la colpa, se giochi come questo non emergono, è nel nostro piccolo anche di noi youtuber. Praticamente tutti, infatti, fate video solo per incrementare i vostri iscritti e per farlo trattate solo quei titoli che sapete vi porteranno utenti, come appunto GTA V. Sinceramente, so che questo video a sperar bene farà 50 visualizzazioni e che molti di voi mi consigliano di fare video su titoli grossi come COD o League of Legends, ma sicuramente, come già detto, di avere 500 o 5000 iscritti non me ne frega una sega. Io faccio video solo per divertirmi e per far scoprire qualche gioco che mi piace a chi può interessare, e non, come già detto mille volte, per credere di avercelo più lungo con 3 iscritti in più o per sperare di diventare ricco su questo sito. Vorrei tanto sperare di trovare gente che la pensa come me, nel frattempo vi do il solito arrivederci alla prossima.